tira il Pordenone sempre con Berrettoni. Va dall'altra parte De Agostini, che ha un po' di campo, lo spinge anche il pubblico. De Agostini parte e cross per Gerardi, che torna il gol nel momento più importante con una grande azione tutta friulana. De Agostini per Gerardi e il Pordenone avanti al minuto 7 della partita. 2 aprile invece Reggiana Suttirol alle 16.30, pallone per Bovo, può andare a mettere il cross, la reazione della Reggiana, pallone che arriva da Cattaneo che segna il gol dell'ex ed è già una partita bellissima, non esulta Luca Cattaneo, ha pareggiato subito, la Reggiana ha segnato addirittura con il destro. Cattaneo, che è un piede che usa solamente per scendere dal letto. Fa Burrai, distantissimo dalla porta, Burrai prova lo stesso, pallone che rimbalza, non benissimo, Fachin in due tempi perché stava arrivando Berrettoni, ancora De Agostini con cross basso, ma c'è una posizione di fuori. Squadra che cerca una sua dimensione, mentre parte il calcio d'angolo di Burrai, il colpo di testa, il pallone è salvato, ancora De Agostini, poi Gerardi che era lì sul secondo palo, si è distratta la Reggiana, non ne fa solo uno, ne fa due, Federico Gerardi ha esagerato, il numero 9 è di nuovo avanti, il Pordenone. Altinier, si è visto poco fino a questo momento Altinier, Cattaneo, attenzione perché da lì rientra e tira, Cattaneo prova a cercare lo spazio, parte il sinistro di Cattaneo, ancora Luca Cattaneo che chiede per la seconda volta scusa, ma stavolta deve chiedere scusa anche Mazzini perché questa è una mezza papera se non intera del portiere del Pordenone, ma che partita è, 28 minuti, 2-2, ancora gol dell'ex. Formiconi. Berrettoni, pallone in profondità, non benissimo, e poi il destro, il gol del Pordenone, ha segnato ancora Zammarini, dopo il gol di Trieste, ancora Zammarini, nuovo passo del Pordenone, ed è 3-2. Mentre c'è Gerardi, col doppio passo addirittura, il destro di Gerardi, la parata facile di Fachin. Stava per arrivare Vignali, dall'altra parte invece ci può arrivare Panizzi, parte il cross per Cesarini, invece è arrivato, sentono, sono quelli del Pordenone che hanno davanti la possibilità di una vittoria contro una grande, farebbe tanto dal punto di vista del morale, pallone che resta lì e De Agostini probabilmente chiude la partita dopo una grandissima prestazione, arriva anche il gol del 4-2 e ci sentiamo di dirlo che forse l'ha vinta il Pordenone che non perdeva da dicembre, 22 dicembre contro la Feral Pisaloma, attenzione perché arriva il gol di Altinier che riapre improvvisamente una partita che non finisce mai al primo minuto di recupero, il gol di Altinier. La Reggiana, Burrai lo calcia lontanissimo, mancano 4 secondi al cronometro, arbitro col fischietto in bocca che decreta in questo momento la vittoria del Pordenone 4-3 in una partita.